L'allestimento di questa mostra, curata appunto dal Comitato Arti e Mestieri di Forio, di cui fanno parte, diciamo, molti amici che a secondo delle loro disponibilità e competenza partecipano ai vari eventi, tra cui in primis Franco Vito D'Ambra, che sta allestendo anche un presepe nella fontana sul corso, si inserisce in un percorso natalizio che inizierà, come è stato già accennato, l'8 dicembre con l'inaugurazione qui al Torrione di questa esposizione di presepi che sono stati realizzati da vari esponenti locali, sia nel comune di Forio che da altre parti dell'isola, con contemporanea anche l'inaugurazione del presepe nella piazza sul corso. Seguiranno poi altri eventi, lo stesso vale per la natività esposta nella grotticina all'entrata del Torrione. E quello è sempre su un suo progetto, quel presepe? Sì, diciamo che nasce in modo un po' così, tra amici, si discute come dobbiamo. Certamente dobbiamo anche adattare un poco i siti, i luoghi alla rappresentazione, usando il più possibile materiali poveri. Quello fuori è un presepe che deve stare alle intemperie e quindi è gioco forza usare praticamente dei materiali plastici come i remaggi che sono stati fatti per l'occasione, proprio per fare in modo che se viene a piovere non si bagnano e quindi tendono ad asciugarsi. Quindi diciamo che sia tecnicamente sia scenograficamente è un'elaborazione, diciamo, un po' di fantasia a cura dei vari amici che fanno parte del comitato, come ho già detto, che partecipa anche nei giorni a seguire alla realizzazione di tante altre cose che sarà l'avvenimento natalizio qui a Forio. Voglio sottolineare che questa rassegna viene ospitata presso il Torrione, il Museo Civico del Torrione di Forio, di cui i curatori Peppe Magaldi e Luigi Castaldi da anni si prodigano per mantenere vivo la tradizione e gli eventi culturali, diciamo, qui sul territorio.